Proseguiamo con l'arrangiamento dei synth, anche perché ci sono altri tipi di suoni che possiamo inserire nel nostro progetto. Faccio sempre riferimento a questa fase a quelli che sono gli strumenti veri, che poi possono essere emulati da dei plugin o dagli strumenti virtuali. Possiamo considerare un'altra gamma di strumenti, ad esempio i fiati. Ora, come abbiamo già detto, dipende molto dal genere e laddove ci vuole una sezione di fiati vera, come per esempio un disco funky o R&B, difficilmente si può ricreare dal computer, ma lì sarebbe bene avere 3-4 musicisti, che l'effetto è tutta un'altra storia. Però ci sono molti dischi nel quale dei suoni di fiati in realtà è soltanto come effetto e si sente che non è una sezione di fiati vera. Pensiamo a Cesso l'anno scorso di Punks, i fiati sono volutamente finti, non sono niente a che vedere con una sezione reale, però l'effetto che risulta è carino, soprattutto molto catchy. Lo stesso discorso si può fare per quanto riguarda le chitarre, sia che tu abbia in mente una chitarra acustica, una chitarra che fa la ritmica funky o una chitarra distorta, si può utilizzare anche in quel caso un musicista vero che registra, oppure gli effetti che vengono da dei campioni o dagli strumenti virtuali. E attraverso l'elettronica poter cambiare notevolmente il suono in modo da dare un effetto completamente diverso e non più semplicemente da musica pop. Lo stesso discorso per delle parti orchestrali. Lì magari è più complicato avere una sezione di archi e ci sono degli ottimi plugin che ricreano quasi perfettamente il suono di violino, violoncello, contrabbasso, eccetera. E si possono utilizzare in vari modi, come un esempio qua tratto dal mio album, dove abbiamo inserito anche un plugin che si chiama Cinematic, nel quale si ricrea proprio un'intera orchestra, quantomeno simulato la parte di strumenti vari come ottoni o cose più particolari. Questo è un tipo di approccio alla parte alta del nostro arrangiamento, ovvero di prendere riferimento gli strumenti reali, gli strumentisti reali e lavorarci poi sui suoni o sui campioni. C'è anche un altro, di cui magari parliamo meglio nel prossimo video, che è di lavorare esclusivamente sull'elettronica senza avere il minimo riferimento con gli strumenti reali. Come abbiamo già detto nel video precedente, essendo il campo molto vasto, noi cerchiamo di dare un orientamento, una direzione per poter poi trovare la propria strada, e molto spesso i due tipi di approcci, quello più classico se vogliamo, quello più elettronico, possono anche mischiarsi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, commenta pure qua sotto e ci vediamo alla prossima.